Senatore Morra, qual è la ricetta del Movimento 5 Stelle per lo sviluppo turistico? Intanto, per come si è votato in rete, noi dobbiamo restituire dignità alle attività turistiche restituendo il Ministero per il Turismo. È un'attività che da sola può garantire tantissimo reddito e soprattutto tantissima dignità, qualora lo si faccia con competenza, con intelligenza e con rispetto della nostra storia, della nostra cultura e del nostro ambiente. Poi dovremo certamente, per esempio, sburocratizzare tantissimi aspetti dell'attività turistica, incidendo sulla stessa fiscalità che grava pesantemente senza che vi sia un reinvestimento in attività turistiche da parte dello Stato. E poi dovremo promuovere tantissimo la formazione di quelle professionalità che troppe volte mancano affinché vi sia un'offerta turistica intelligente, perché il turismo non è soltanto ristorazione, è molto spesso anche offerta di servizi culturali, è offerta per esempio di un marketing territoriale che abbia nel web la sua dimensione principale, e noi molto spesso magari abbiamo un potenziale enorme che non riusciamo a saper valorizzare noi per primi, e questo significa che dobbiamo lavorare tanto. A livello nazionale ma anche locale si dibatte molto anche del problema immigrazione. Allora, come risolvere, come gestire i flussi migratori? Intanto i flussi migratori cui abbiamo assistito in questi anni non sono niente rispetto a quelli che ci aspettiamo per il futuro. Io faccio questa considerazione. Matteo Renzi pochi giorni fa ha ripetuto: bisogna aiutarli a casa. Io mi domando, com'è che si è fatta cooperazione internazionale in questi decenni? Vogliamo domandarci quanto abbiamo investito in cooperazione internazionale e quanto invece abbiamo investito nell'industria bellica che vendeva appunto a certe forze operanti in quei paesi armi il cui impiego poi produceva appunto questa mobilità di popoli che adesso noi scopriamo. E allora noi dobbiamo intanto fare in modo che vi sia nel mondo una redistribuzione di risorse, di reddito, una redistribuzione di dignità, e dobbiamo anche imporre per esempio delle scelte che tutelino l'ambiente, perché moltissimi arrivano da paesi in cui le attività produttive sono state massacrate dalla desertificazione dei suoli, dal surriscaldamento dell'atmosfera, dalla tropicalizzazione dei climi, e queste sono conseguenze di alcune scelte produttive del modello capitalistico.